primi si sono presentati alle 6 di mattina per mettersi in fila e prendere così un numero. All'apertura alle 8:15 erano già oltre 100 i contribuenti davanti alla filiale aretina di Equitalia. È stato un vero e proprio assalto nell'ultimo giorno utile per poter richiedere all'agenzia di riscossione la rottamazione delle cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2016, che consente di mettersi in regola pagando solo le imposte non versate con il taglio delle sanzioni e interessi di mora. E ad Arezzo sono stati davvero molti contribuenti che hanno optato per la rottamazione, qualche migliaio, non senza ovviamente qualche disagio. Che ora è arrivata? Alle 8:30. Concluso per oggi? Sì, cioè 140 ancora. Non so neanche se riuscirò a far niente. Spero non ci buttin fuori. Perché... Lei deve rottamare le sue cartelle? Mm-hmm. Perché ha deciso di rottamare? Ma per vedere se qualcosa ci rubano meno. Però anche organizzarsi meglio quando fanno queste cose. Cioè la gente da stamattina alle 8 e qui dalle 7, alle 6. Ma anche gli altri giorni. Io sono venuto altre volte, era sempre la stessa situazione, non è che... Chi ha scelto di rottamare? A convenienza. 2:20, sono ad aspettare. Quanto dovrà ancora attendere? Ancora 66 punti, posti. Molti hanno deciso di venire oggi a Equitalia, sì. L'ultimo giorno. Sì, l'ultimo giorno, perché comunque c'è stato molti dubbi e poi alla fine si è deciso di farlo. Ecco, perché ha deciso di rottamare? Ho deciso di tornare perché, nonostante quello che valutano molti commercialisti, in effetti poi la simulazione stamani ti consente di risparmiare un buon 50-60%. Sono al 155 io. Che ora è arrivato stamattina? Verso le 9, più o meno così. L'Italia delle pecore, diciamo, dai. Ecco, ancora però in attesa. Sì, ha voglia. Quanto dovrà attendere? Altre 50 persone.